Lidia Vitale a Tulipani di Seta Nera, perché consegni un premio questa sera, ma dici anche cosa ne pensi di questo Festival dei Corti a sfondo sociale, sulla diversità. Ma guarda, finché c'è spazio per dare visibilità ai corti, qualunque festival è veramente ben accolto. Diciamo che ho scoperto che l'Italia è un paese dove i corti hanno una loro vita. È arrivato un mio amico da Los Angeles e ha detto: ma voi addirittura avete tutti questi festival? Quindi vuol dire che insomma siamo un po' all'avanguardia su qualcosa. Senti, poi a te i corti piacciono molto, ne hai fatto uno con tua figlia, Blu Yoshimi, che peraltro abbiamo video intervistato per Like Me Back. Lei è stata la protagonista del mio corto da regista, tra fratelli, che avremo in concorso, è tra i 50 finalisti dei Nastri d'Argento. Adesso stiamo aspettando le cinquine. Si aspettano le cinquine, incrociamo le dita. Due parole su questo corto, di cosa parla? È una triangolazione di tradimenti. Tra fratelli. Tra fratelli. Senti, e poi non possiamo dimenticare Anna Magnani, il tuo spettacolo che è stato veramente un grande successo e potrebbe forse diventare un film? Se ne sta parlando, se ne sta tanto parlando, si sta scrivendo negli Stati Uniti. Let's see what happens. Stasera dobbiamo toccare ferrissimo per tutto, solo Anna, vai o solo Anna? Magari, guarda, ci sarebbe tanto bisogno di sentire la voce di quella donna che dice quello che pensa in questo momento. Altre cose che stai cucinando in pentola? Beh, adesso riprendiamo le riprese di Romolo e Giulia, la guerra mondiale italiana. Non vediamo l'ora. Tacchi, sono la mamma di Romolo e niente, molto divertente, è sempre un piacere partecipare a questo progetto. Ci incontriamo presto, grazie e buona serata. Ciao, buona serata, sei sempre magnifica.